Eccoci qua. Ecco, sì. Non so se ci stiamo tutti. Comunque, eravamo rimasti a Genova. Quasi caro Flavio, caro Mattia, parliamo di questo concerto qui alla casa di Alex. Bellissimo come sempre, come un anno e mezzo fa. Siamo felicissimi, siamo di più, uno precisamente che è lui, il nuovo cantante e tutto il resto. La domanda è questa, più che una domanda è una considerazione. Mi era già piaciuto il primo CD, chi guarda Prog e dintorni lo sa, ma qui c'è una grandissima marcia in più rappresentata dai nuovi acquisti, vogliamo anche dire, senza togliere nulla ai vecchi. Ah, questo senza fare parallelismi col calcio. Assolutamente, perché... qui abbiamo il bomber, cantante, vero? Salve, sì, cantante. Grande valore aggiunto, e il bassista. Che non bassista c'è. Eccolo qua dietro. Eccolo qua. Ciao, tu sei? Antonio. Ecco. Antonio. Lui è regista più. Allora, vediamo un po' di sintetizzare. Con questa ritmica c'è una sicurezza in più per fare i pezzi. Beh, che avete fatto questa. Beh, certo, sicuramente quando si ha una base ritmica così solida si può fare di tutto. Accompagnare solo, esatto. Accompagnare solo. Esatto, non solo accompagnare. Allora, io ho letto sulla vostra pagina Facebook che siete stati 1, 2 e 3 i compositori di questo nuovo. Sì, sì. È un concept album, giusto? È un concept, c'è un'idea di fondo, ma è, non è una storia tutta unita come quella del primo disco di Noxinio, esatto. Mm-hmm. Sì, c'è diciamo un approccio un po' più rock, ecco. Mm-hmm. Ma lui sta sul cazzo sta parola, però è più rock, posso dirlo più rock? Era perché ogni volta dico... più che altro puoi dire sto sul cazzo. C'è una rivisitazione della roba vecchia, più dura, un po' più in linea con quello che è il nuovo gruppo degli Ingranaggi della Valle. In una parola, siete cresciuti e maturati ulteriormente. Siamo un po' maturati, non troppo, visto che ho appena detto. No. Quindi per anni sempre, però. Perché più hai visto? Perché ero depilato a Genova. L'effettiva maturazione è quella, è il pelo. L'effettiva maturazione è il pelo, per il resto sono sempre il solito Flavio. Allora, progetti futuri, nuove date, vari eventuali. Abbiamo la prossima data il 19 novembre a Genova. Salutiamo Massimo Castello.
Gasperini, sì. Black Guido, bella Massimo, bella Massimo, Pitta Bona, tutti quanti, grazie per tutto. Molto probabilmente, dico un 95% di possibilità, delle date verso febbraio, precisamente 10, 11 e 12, dei prestiti bastano nel grappa, grazie agli amici di Mad Fellaz che salutiamo. Ottimi! Ciao Mad Fellaz, spero di incontrare anche voi, cari Mad Fellaz. Se li beccamo. E vabbè, dai, ve lo dico, siete nella top 5 di prove d'intorno, poi non svegliamo di più, perché insomma... Come vedete la notizia l'ha lasciati completamente differenti, va bene, mi fa molto piacere. Salutiamo tutti gli amici che vi seguono, dei vari gruppi, e Progol, come sempre. Ciao, Gianmaria. Ciao Maria Zagna, Progol d'intorno. Ciao! Ciao, ciao! Torniamo al nostro Prog Festival, inserito all'interno del FIM, Fiera Internazionale di Genova, per parlarvi degli Ingranaggi della Valle. C'è anche questa chitarra classica che ci dà subito gli umori di questo gruppo. Molto interessanti da questo punto di vista, che hanno questo violino. Io lo ho paragonati, mi ricordo, in quella puntata agli Arti e Mestieri. Amici di Prog d'intorno, finalmente vedo anche le facce, sono giovani, hanno una roba che... Facciamo, ringraziamo la mamma mia, che allora dico, ma dove sono sti ragazzi? Hanno sporca sigaretta, vabbè, ma questo è un altro discorso. Ingranaggi della Valle, io lo stavo dicendo, lo dicevo anche fuori onda, mi sono spesso, questo inizio chitarra classica, poi tema mitologico, ma anche tanto jazz rock, tanto... Questa del jazz rock è sicuramente la parte che più ci interessa rispetto alla parte prima, che è, diciamo, un tributo a tutto, il 70, a tutto il retaggio 70 anni del progressive rock che c'è in Italia. Quindi la parte jazz cioè quella che ci appartiene in particolare. Bravi, più bravi, bravi, perché giustamente va bene il classic rock, lo diamo per scontato, lo dico sempre, lo conosciamo, ci piace, però allora, mi avete visto che ero emozionato con Richard Sinclair, quindi ne siete testimoni, lui è un po' l'essenza, no? Quello di Canterbury Sound, e jazz rock sono sempre progressive. Eh sì, a proposito di jazz rock, che bello sapere che ci sono forze fresche come i giovanissimi Ingranaggi della Valle dell'etichetta Black Widow di Massimo Gasperini. Ascoltiamo quindi un paio di momenti strumentali estremamente interessanti tratti dall'album Enoch Signo.
Beh, insomma, che meraviglia queste tastiere. C'era un synth veramente incredibile, un piano elettrico Fender Rhodes non da meno, questa chitarra elettrica che fa dei riff veramente notevoli, una ritmica eccezionale, un violino alla Arti e Mestieri, insomma, cosa volete di più? E anche in questo caso ho scelto un altro momento prettamente strumentale, le parti cantate le avevamo già selezionate, ascoltate varie volte, ma insomma oggi mi sembrava anche il caso, visto l'ambito jazz rock fusion, perlomeno di questa tranche della puntata, di approfondire queste sonorità estremamente accattivanti.